Ma mi dica una cosa, dottore, è contento allora del risultato del TAR? Noi l'abbiamo detto prima, e io l'ho ripetuto sui giornali, noi avremmo preferito confrontarci con questi amministratori perché sarebbe stato più facile, perché i cittadini sono scocciati da questi 15 anni di amministrazione e nella cabina avrebbero potuto esprimere meglio il loro voto. Sapete come funziona in queste zone? I cittadini ci hanno paura perché sono stati minacciati in termine adesso diciamo buono, che loro vi gireranno fuori ai seggi e quindi andranno a vedere chi si permette di votare e non votare. Sono delle espressioni forti, forse date dalla rabbia momentanea. Noi speriamo che in questa lista, fra i loro supporter, ci sono tante brave persone che dopo il momento di sbandamento possono ripigliare un po' la ragione politica e possono capire che ci si può confrontare e che tutto passa, insomma, il rancore di non essere stati ammessi passa, perché il paese deve essere amministrato. Dottore, ma ci sono veri e propri atti materiali che lei sta vedendo in città di incitazione, di questa famosa incitazione al non voto? Io ho detto, noi sappiamo, cioè chi fa ricorso si alza, che vince ricorso, noi sappiamo già che da 15 giorni loro si stanno organizzando con dei comitati del non voto. La cosa che mi hanno fatto notare già ieri, e purtroppo è vera, insomma, mi hanno fatto notare che le bandiere del comune, le bandiere esposte sul comune sono listate a lutto. Io non credo che il comune a lutto. Quindi è mezz'asta? No, ci sono dei nastrini neri, quindi penso che il nastrino nero significa un segno di lutto. Credo, mi hanno fatto vedere. Se così, già è un segno inequivocabile di che cosa ci aspetteremo, perché per noi il comune, la casa comune è la casa di tutti, qui non è proprietà di nessuno, quindi il paese sicuramente non sta a lutto, anzi il paese è libero, usando lo stesso termine, in festa, perché finalmente potrà votare delle altre persone, le altre persone che alla verifica dei 5 anni potranno amministrare meglio o peggio degli, e questo poi sono sempre gli elettori che decidono. Ma abbiamo segnali che già anche, come dicevo prima, con le associazioni, con i circoli, speriamo che non arrivino addirittura con i bambini delle scuole. Perché che significano i bambini delle scuole? E ci sono segnali che anche con i bambini delle scuole si stanno organizzando, perché i tentacoli di questa amministrazione sono arrivati in tutto il tessuto vitale del paese. Tentacoli di appropriazione indebita del voto, mentre per quanto riguarda invece lo sviluppo del paese non è stato fatto niente, quindi c'è un apparato tentacolare che sta cercando di coinvolgere tutto il paese e non sappiamo se questa è democrazia o no. Noi ci auspichiamo che i cittadini siano forti e liberi, i cittadini di Teverone, della città di Teverone, siano liberi di poter votare. Il voto, ho detto, invece di farle nei punti oscuri, si vengono a confrontare in piazza dicendo che è successo qualcosa di antidemocratico. È successo qualcosa di antidemocratico che qualora avessero usato la giustizia delle maniere forti verso qualcuno. Qua siamo di fronte a un elemento molto semplice, succede in tutta Italia. In tutta Italia non abbiamo visto niente di particolare. E dopo una lista presenta erroneamente una cosa, quindi dovrebbero pigliarsi con loro stessi. Con loro che hanno presentato questa lista e sicuramente né con il paese, né con il TAR, né con la giustizia, perché è un fatto personale di uno che non ha saputo presentare una lista ed è in corso in un errore. Gli errori, insomma, capita, è un percorso, fra poco potranno ripresentare quando saremo in un'altra lista, se sono in grado di vincere, e noi su questo vogliamo confrontarci. Sul programma, su quella che è la viabilità del paese. Ma mi dica una cosa, se lei dovesse fare comunque un bilancio, usare un aggettivo per l'amministrazione che ha preceduto quella futura, insomma, quindi quella di Lusini, che cosa direbbe, quale aggettivo userebbe o comunque che tipo di bilancio farebbe di questa ex amministrazione? Allora, dal punto di vista politico sicuramente sono io l'amministrazione Lusini e l'associo delle altre due amministrazioni precedenti, perché il grosso di questa lista amministra da 15 anni il paese. A detta di tutti i cittadini, quelli che noi abbiamo sentito, quindi non solo mia di candidato, perché sarebbe semplice, è un pensiero personale, sono stati 15 anni di disamministrazione.
Noi abbiamo chiesto ai cittadini se ci ricordano, perché noi l'abbiamo scritto, io ricordo una sola opera pubblica, grossa opera pubblica fatta da questi, in questi 15 anni da queste amministrazioni. A memoria d'uomo nessuno se ne ricorda una grossa opera pubblica, un grosso investimento con fondi statali, con fondi europei. Insomma, nessuno si ricorda di niente. Quindi l'aggettivo potrebbe essere? Sono 15 anni di negatività per il paese. Abbiamo visto crescere la dismisura, abbiamo visto crescere dei quartieri senza servizi, senza regole date dall'urbanistica, perché noi abbiamo ancora un piano di fabbricazione del 75. Non si sono voluti dotare, letteralmente non si sono voluti dotare di un piano regolatore o del PUC che poteva coordinare lo sviluppo del paese. Gli investimenti sono che ci siamo trovati con due centrali termoelettriche, con danni enormi, con danni ambientali e danni per la salute pubblica dei cittadini a ridosso del paese, nella zona industriale. Ci siamo trovati con disservizi in tutta la macchina amministrativa, se ne lamentano tutti i cittadini, disservizi per quanto riguarda le infrastrutture. Se qualcuno si ricorda, noi l'abbiamo chiesto, lo stiamo vedendo in giro da un mese, tutti, cioè, di una grossa opera pubblica che possa essere annoverata in questi 15 anni, noi saremo gli operatori politici più contenti di confrontarci su questo. E non parliamo di quello che chiedono tutti i cittadini, una villa comunale, uno spazio verde dove potersi, anche i tevrolesi, i tanti tevrolesi, perché siamo andati a dismisura, potersi sedere, passare una serata al fresco, passare a fare un giro di campo. I cittadini si rivolgono ad altri paesi, ad Aversa, a Santa Maria, a Carinara, per poter dare la loro vivibilità alle loro famiglie e ai loro figli. Dottore, allora parliamo un attimo adesso dei suoi progetti per il futuro. Lei ha già programmato una futura squadra di governo, assessori, ha pensato già se saranno interni, esterni? Allora, ho visto che ad esempio nella sua lista non ci sono donne, io sono particolarmente sensibile a questo argomento, quindi certo, magari li ritroveremo in giunta. Certo, non ci sono donne per un semplice motivo, perché insomma è chiaro che con questa chiusura che c'è stata in questi 15 anni, non è che c'è stata la propensione da parte dei cittadini e del mondo femminile, insomma, di avvicinarsi alla cosa pubblica, perché è stata vista sempre come una cosa privata, non una cosa pubblica. Noi già è stato uno sforzo enorme approntare una lista con tanti giovani, perché i giovani sono il segno del cambiamento che noi volevamo dare e vogliamo dare. Sicuramente noi non ci eravamo dati questa struttura pensando di poter vincere subito nel 2009 le elezioni, perché affrontavamo una lista fortissima, ramificata con i loro tentacoli, più che politici, ma con i loro tentacoli in tutto il paese. Però ci eravamo dati una squadra che a 5 anni avrebbe potuto competere e avrebbe potuto anche conquistare il comune. Perciò era una squadra di giovani, perché doveva maturare. Quindi adesso noi ci troviamo con questa squadra che l'8 giugno potrà essere amministrazione attiva del paese, perché se si raggiunge il quorum arriverà tutta la squadra, tutte le 16 arriveranno. Gli assessori devono essere tutti della squadra, perché lo statuto del comune è regolamentato in questo modo, che sono tutti assessori interni. C'è un'idea. Potrebbe anche cambiare, volevo. C'è un'idea di cambiare lo statuto e di avere la possibilità anche di avere, senza nulla togliere ai 16 che stanno in lista, di avere delle personalità più forti per affrontare questo cammino che è molto accidentato, che ci viene davanti nei prossimi 5 anni, perché la disamministrazione non sappiamo che cosa troveremo là sotto.